Ok, io tra l'altro, insomma, sto un po' tornando indietro, facendo un po' di anni e anni come le vostre lunghissime carriere. Io volevo tornare un po' anche, sì, infatti, è un eufemismo. Tornando un po' alle vostre giovanili, Elena l'ha anticipato prima con cioè, il splendido bacino del Vollero a Casal de' Pazzi, e tu invece, Sara, dal Volley Piombino e poi a Trecate, giusto? Sì, giusto. Sono stata 2 anni a Novara e tutti e 2 anni appunto ho fatto il giovanile. Sono stata là il primo anno, mi allenavo con la Serie C e giocavo in Serie D e ovviamente con l'Under 16 e l'anno dopo invece giocavo in B1 e Under 18. Io non so se vedi questa foto che abbiamo trovato su internet. Dove eri lì? Sì, lì ero nel palazzetto di Piombino e ero proprio piccolissima, mi sa che era una partita dell'Under 12, una roba del genere. Sì. Un'intervista con l'audio perché era proprio carina proprio la situazione. Allora chiedo alla regia se è pronta di far vedere un attimo questa intervista un po' rubata. Perché anche singolare come ti fanno l'intervista, cioè praticamente tu sei lì che rispondi alla domanda e sei anche abbracciata ad Alice Turco, mi sembra, se non sbaglio, Cosa devo dire? che tra l'altro conosce Sara, quindi. Cosa devo dire? Sono un sacco felice perché mi hanno aiutato molto le mie compagne in questi giorni, non essendo mai legata con loro, mi hanno aiutato in tutti, cioè, esatto, non faccio manco le parole. Com'è? Arrivedersi. È strano perché era un momento bello, ma diciamo triste perché dopo tanto tempo che non vedevo Alice, l'ho rivista lì alle finali nazionali e poi non la rivedevo per tanto tempo. E quindi era un momento bello ma triste. Però grazie che mi ho fatto vedere perché mi mancava questa cosa. Ed è una delle tue migliori amiche, no? Anche Esatto. fuori dal campo. È una delle mie migliori amiche perché siamo due persone strane. Confermo. Sara, sei riuscita a murare Elena? Oh. E me lo ricordo ancora. No, allora, devo dire che solitamente quando gioco contro qualcuno che conosco, cioè fare muro contro quella persona è sempre bellissimo perché comunque ti dà tanta carica, no? E in particolare, sì, contro Elena mi ricordo che io credo il primo derby, una roba del genere, abbiamo iniziato e subito le ho dato una stampata e mi ha fatto sentire proprio bene, ecco. Non si comportano così le vere amiche, però. Altra domanda di Fabrizio. Quando vi siete conosciute, cosa avete pensato la prima volta l'una dell'altra? Tanto tempo fa, eh? L'under con la 13. Non mi ricordo, io mi ricordo solo, questo è un aneddoto molto carino, che praticamente noi la sfida, solitamente a fine campionato per il primo e secondo posto, solitamente era Volley Piombino contro Livorno. E praticamente noi del Volley Piombino, tutte le volte che dovevamo giocare contro di loro, ci mandavamo nel gruppo di squadra la foto sua, di quando era proprio piccola, che usciva dalla rete così, cioè proprio fino a qua, e tipo noi dicevamo tutti, oddio, dobbiamo giocare contro di loro, aiuto, questo ci fa il culo così. E quindi niente, sì, era una roba carina. Elena, tu invece Sara te la ricordi nel giovanile, sì. Era la più alta di tutte, come potevo non ricordare. Ogni volta che noi si giocava contro di lei si vede, cioè, non è che avevo paura, però andavi lì sotto rete e la guardavi dal basso verso l'alto, quindi sì. Quindi era un po' difficile da dimenticare.